ragazzo è bello, fuori dubbio, anche gli aretini sono molto simpatici, per carità. Poi perdere Francesca, basta, avanza. Con un aumento del 3,1% degli arrivi e del 2,9% delle presenze per un totale di 90 milioni di turisti, il 2015 si è dimostrato un anno decisamente positivo per il turismo in Toscana e anche per Arezzo si registra un buon aumento. I dati sono stati presentati dall'IRPET. Firenze si conferma la destinazione top della regione. Per quanto riguarda Arezzo, la crescita effettiva di turisti è del 3,7%, anche se una forte diminuzione delle inadempienze nelle registrazioni gonfia il dato fino al 9,8%. Incidono positivamente soprattutto l'aumento degli italiani in Casentino e in Valdichiana. Nel complesso Arezzo realizza un ottimo risultato grazie soprattutto ai paesaggi collinari e rurali e alle proprie bellezze artistiche. Tra i turisti internazionali, che rappresentano comunque la principale componente, si evidenziano due realtà principali e molto diverse. Da una parte ci sono i paesi emergenti, europei ed extraeuropei, dall'altra i clienti storici della Toscana, europei occidentali e statunitensi. I primi viaggiano per lo più organizzati da tour operators, alloggiano in struttura 4-5 stelle e visitano, soprattutto se extraeuropei, quasi esclusivamente città d'arte e borghi. I secondi sono invece per la maggior parte turisti che viaggiano in modo auto-organizzato. Analizzando le presenze internazionali si nota un aumento dei viaggiatori dall'India più 38%, dall'Argentina più 17%, dalla Cina più 25,7%. Dal punto di vista alberghiero c'è il declino delle strutture di livello inferiore, mentre tengono le strutture di categoria intermedia.